Ma dove sei andato? Andato? Ma vieni con me, dove vieni, mi stai vieni con me. Non ti preoccupare, vieni. Avanti, dove sei? Sei entrato? Qua sono, qua andiamo sono. Al reparto profumi, ma dai. Avanti, andiamo, dai. Me lo dici perché mi hai portato qui? Perché devo fare un regalo. Per chi? Per me. Ah, devi fare un regalo per te e chiedi un consiglio a me. E certo, magari tu mi sai consigliare per un profumo buono. Bravo, così io ti do un consiglio e poi tua moglie si arrabbia con me. Va bene, Salvo, dato che tu non mi sai dare nessun consiglio, io chiedo ad Alexa. Ma Alexa dov'è? Qua, non la vedo dopo. Alexa è dappertutto. Alexa, ciao. Sono arrivato da Mabu. Non sai dove sei? No, Mabu, nel senso no, Mabu, dove sono? Mabu è il nome del negozio, capito? Cosa devi comprare? E devo fare un regalo. Un regalo per chi? Per me. E vuoi da me un consiglio per te? Hai visto che anche Alexa la pensa come me, preciso. Ma che pensate a me, siete d'accordo tutte e due? È intelligente. Alexa, devo comprare un profumo buono. Vuoi un profumo all'uovo? Schifo, no, profumo all'uovo. No, no, Alexa, un profumo per uomo. Ok, ti consiglio un profumo per uomo all'uovo. Ancora con questo uovo, no? Senti, c'è qualcuno che lavora qua, giusto? Penso proprio di sì. Allora, andiamo, andiamo, dai, dai. Un profumo all'uovo. Dove perché? Stai andando? Vieni. Ma questi sono profumi per donna. Allora vado da là. Vieni, Salvo, vici, la signorina che è precisa. Ho visto. Grazie, molto gentile, arrivederci. Sì, molto gentile, ti sei dimenticato, Alexa, le chiedo scusa. Hai visto? Alla fine il profumo l'ho trovato. Non avevo dubbi, perché anche il profumo di Mabu è tutto un programma. Ma poi si sente da qui che è un profumo buono. Allora, hai visto che hai scelto il profumo all'uovo? Ancora con questo uovo! Per favore, Alexa, ci manchi solo tu. Andiamo, il programma sta cominciando. Programma e lo stai a guardar, paravarava, paravà, paravà. Scusatemi, ma a me la sigla piace tanto e quindi la stavo canticchiando perché tra pochi minuti comincerà un'altra puntata di È tutto un programma. Quindi buonasera, ovunque voi siate, vi arrivi il mio abbraccio forte cu tuttu cori. Pronti per partire? Ci siamo! Però manca sempre lui, quindi manca il protagonista. Salvo! Eccolo qua, ciao. Sì. Ma no, bene. Ti sto disturbando, stavi parlando. No, stavo canticchiando la sigla perché tu non arrivi mai. Quindi finalmente sei arrivato, sempre con Alexa in mano. Sì. Una cosa ti volevo chiedere. Io stasera devo andare a cena con mia moglie. E volevo un attimino. Che cosa? Che cosa volevi? Che? Non capisco. Che è quest'occhio? Che? Ho capito, ma. Cosa? No, stasera io vado a cena con mia moglie. E questo l'ho capito, mi fa piacere. Mentre siamo buona a cena, mentre siamo. Io volevo un attimino. Non lo capisco, devo schiacciare l'occhio anche io, che devo fare? Ma io che c'entro? Però non recepisci, Salvo, io vado stasera a cena con mia moglie e volevo dirle qualcosa di profondo. E lo chiedi a me? Chiedo ad Alexa che è meglio, vabbè. Chiedi a lei, tanto ce l'hai sempre in mano questa Alexa, quindi parla con lei. Allora, siccome io stasera vado a cena con mia moglie fuori, vorrei che mi dicessi qualcosa di profondo. Pozzo. Come pozzo? Vado a mia moglie, la guardo negli occhi e chi ci dico? Pozzo? Sì. Pozzo. Abisso, ecco, devi sprofondare negli abissi. Però poi io gli voglio bene, quindi insomma gli voglio bene e voglio che lui conduca anche questa nuova puntata di È tutto un programma. Vi chiedo scusa per questi inizi di puntata sempre un po' farraginosi, sempre un po' scombinati, però questo è Manfredi Di Liberto e questo è tutto un programma. Buon divertimento. Paravarava, paravà, paravà, paravarava, paravà, paravà. Got you crying, feeling sore, going this way, going that way.
io pertenso, quello che ti fa scordare. Se la moglie ti strilla, il marito ti assilla, non c'è chi ti fa calmar. Son qui, io pertenso, quello che vi farà riamar. Son la stella che brilla, son la tua camomilla, e con me ti puoi anche rilassare. Son la tua medicina, la tua bollicina, stappi in aria dalla TV, ti faccio sganasciare. Se ti arrabbi perché un motivo non c'è, ti stai a imbronciare. È tutto un programma, adesso ti leva lo stress. È tutto un programma e ti sta a rilassare. È tutto un programma e ti stai a svagare. È tutto un programma e lo stai a guardare. Dillo che ti ho tolto lo stress. Con Tivano il televisore, con mia moglie è un amore asintomatico, asintomatico. Non usciamo, non ci va, noi in disco non ci andiamo, e non c'è niente che non ci può cambiare. Amo. 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 Però così tu dormi, giusto? Il film è iniziato da ora. Ma mica stavo dormendo, stavo pensando. Vabbè, tu dici sempre così. È un film, non te lo vedi mai dall'inizio alla fine, oh. Io lo dico sempre, i film dovrebbero cominciare dalla fine. Fare solo fine e inizio. Quello che c'è in mezzo, fottiti. Dico, alla fine un film dura 5 minuti e tu ti puoi andare a collegare. Ma questo film dura 2 ore. Beh, 2 ore! E che mi devo perdere 2 ore di sonno per loro? Vabbè, però tu sei troppo lavativo, è giusto? Tu dovresti fare come me, che ogni volta se lo vede tutto, il film all'inizio, no? Tu sei brava, tu sì che hai più energia di me. Vabbè, va. Mi vedo io da solo la serie Hugo Boss. Energica sei. Morire dentro, cercami, tanto non mi troverai. Sono stato un fetente, latitante, lo so. Torio, 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 Torio. Capo, io già l'avevo sentito da là sotto, non è che c'è bisogno che mi chiama sempre. Io mi dovevo comprare il collino, ma visto che c'è lei che mi chiama non me lo compro più. C'ho l'occhio tutto lubrificato. Ti devi stare zitto, quando ti chiamo mi devi ascoltare. E basta. Ascoltami. E siccome ora io devo chiamare Don Catacomba, e mi devo rilassare, fammi un bello caffè. No capo, il caffè non la rilassa, anzi la innervosisce. Che cosa? Il caffè lei non la rilassa, lo innervosisce. Innervosisce con una sola scena, hai capito? Fammi il caffè, prima che ti piglia a bocca. Boh, io lo faccio così se rilassa. Capo, ecco il suo caffè. Antonio! C'è ora. Capo, il caffè è suo, dico, lo sputo è suo, tutto suo. Per fare un caffè 3 ore. Ma è un caffè macchiato. Come un caffè macchiato? Ma io ci tengo a fare le cose giuste. Un attimo capo, aspetti qua, non senza la parte. Ma manco un caffè sa fino a fare, manco un caffè, ma l'ha fatto pure acqua. Ma che stai facendo Antonio? Dato che il caffè è macchiato, io lo sto un attimino. Ok, adesso a posto. Simonito, il caffè è macchiato, non la tazzina. E che? La tazzina no! È il caffè! Allora, una! Cioè, ma come. Faccia combattere! Faccia combattere! E ora che cosa stai facendo? Questo è un detergente che leva anche le macchie più ostili, capo! Così il caffè non è più macchiato! Vuoi prendere il vasolino e me lo fai corretto? Me lo fai! Cioè, fratuzzo mio, che cosa ti ho fatto io per avere insomma la minchiata che manco mi sa fare un caffè? Aspetta! Vattene perché ti ammazzo! Antonio! 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 A fottevo, capo!
Antonio, quando ti chiamo deve venire subito. E che c'entra questo ombrello? Chi che porta sfortuna? Vai, levo. Era per parlarmi. Senti una cosa. Ho parlato con Don Catacomba. Sì. Siccome è Tommy, detto lingua lunga, sì, ha cantato. Sì. Questo ci vuole fare incocciare, ci vuole chiamare qua i poliziotti così ci avvezzano. No. Allora devi portare tu un lavoro a termine. A termine merese, prendo il treno, vado. Sì, ah, sciacca, poi passi, pigli, ma pure tu vai a Ursa. Sento una cosa, mi devo fare un favore, prima che... Antonio, finisciala, chiudi questa cosa. Allora, ti dico quello che deve fare, non sbagliare, no, perché questa è l'unica occasione che hai di fare figura. Allora, ascoltami bene. Sì. Tommy, sì, letto lingua lunga, sì, ha cantato. E che ha cantato, capo? A quanto pare ha cantato su di noi. Bella! Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi in mare è nata. Ha cantato su di noi! L'ho capito, capo, è bellissimo! Su di noi in mare è una tavola, il cielo è una nuvola, su di noi in mare... Senta, non mi fare innervosire. Tommy, detto lingua lunga, ha cantato su di noi. Non è la canzone di Pupo. Ma chi sta dicendo che l'ha scritta Pupo? Io ho l'autografo di Pupo sul disco. Che mi firma l'autografo in una canzone che non è sua? Ma fratello mio, ma perché? Ma perché? Io da piccolo lo volevo assassinare e invece l'ho risparmiato. Ma sta parlando di me? No, che fa, scherzo. Oh. Che fa? Sento una cosa, sì, mi stai facendo venire i nervi tu a me oggi. Su di noi il mare è una tavola. Ascolta, allora ora vai da questo Tommy lingua lunga e fai quello che deve fare. Sì. Però una curiosità, capo, ma questo Tommy lingua lunga che io devo andare a prendere, che... Ma canta solo su di noi oppure già da cioccolato? Ma te nella tua stanza! Vabbè, se non la canta niente. Ti devi andare nella. Vattene nella tua stanza! Mi sta facendo impazzire questo. Antonio! Antonio! L'avevo sentita, capo, no? Ascoltami, ho saputo da fonti certe, sì, che quel pezzo di porco di Tommy, come si chiama? Lingua lunga, lingua. Bravo, lunga. La memoria ce l'hai! Sì. Praticamente ha saputo che noi lo stiamo cercando, sì, e lui forse vuole partire e a quel porco gli hanno fatto il passaporto. No capo, se un porco gli hanno fatto il passaporto, no il passa... Gli hanno fatto il passaporto perché deve partire con l'aereo. No, allora è passaereo, passaporto se uno parte col porto con la nave, giusto? Dico, ma ti vuoi stare zitto 5 minuti? Adesso tu vai dove si nasconde lui? Sì. E me lo devi portare direttamente qua. Sì. E poi me la sbrego io. Sì. Ti raccomando, sì, deve fare una cosa importante. Mi dica. Mettici lo scotch in bocca. Non deve parlare più. Gli metto lo scotch in bocca così lui non parla più. Bravo! Ti raccomando. Non sicuro? No, sicuro. Te lo dico io sicuro. Lo scotch. Hai capito? Lo scotch. In bocca. Scotch in bocca. Sbrigati! Capo, mi scusi, No, io voglio sapere da Tommy lingua lunga come ci devo andare, perché a me mi hanno rubato il motorino. Cioè, ti sei fatto fottere il motorino? Cioè, tu, ladro, aspirante killer, cioè io ho dei buoni propositi per te e mi fai fare queste brutte figure? Non lo so, no. Sgraziato, ma come si fa? Come faccio? Come c'è? Come si fa? Senti, qua ci sono le chiavi della mia macchina. Sì. Vacci con questa. Sì. Fuori c'è la fiesta. Allora capo, se non le dispiace, prima faccio un brindisi e poi vado alla tomba lingua lunga, va bene? Scusa, in che senso? Cioè, io ti sto dicendo, sì, che fuori c'è la fiesta! Ehi capo, gli amici spagnoli sono venuti qua a fare la fiesta, mi bevo prima un po' di spumante e poi vado alla tomba lingua lunga! Non hai capito bene, la mia macchina è una fiesta! Ho capito, capo. Hai capito? Vabbè, allora a me sembrava che la fiesta era qua fuori, ma visto che ha la fiesta in macchina, io vado a piedi così non disturbo il suo invitato, va bene? Se non te ne vai ti faccio prendere il 17 sbarrato. Ma te ne devo andare subito. Auguri, buon compleanno, capo. Mettici la benzina. Tenga le chiavi. Se ha la fiesta così può far uscire poi gli ospiti e chiudo. We'll be right back.
alle ore contate. E non solo lui, pure Antonio. Ma che me sputano pure a chilometri di distanza? Secondo fonti certe, pure Don Catacomba alle ore contate. Sì, io sto facendo accordi con la polizia. Mi hanno detto che se collaboro con loro, mi lasciano in pace. Sì, perché a loro interessa dove si nascondono Ugo Boss e Antonio. Non ho un attimo di pace, proprio. Ah. Ci sto andando. Sto andando da loro. Mi aspettano alla centrale, sì. Dov'è che stai andando tu? Ma tu sei... No, non me lo dire, te prego, non lo dire. Ma tu sei... Lo so che sai chi sono, ma non lo dire, per favore. Tu sei Antonio. E buttare sale. No, non è che c'è un fazzolettino. Tieni. Grazie. Ti prego, però, non farmi del male, eh. Senti, vedi che tu parli a sale. Ma tu lo sai a te come ti chiamano in giro? Tommy Lingualunga. Ma chi mi chiama così? Tutti. Ma tutti chi? Tutti. Ma tutti chi? Detto tutti, è un modo di dire, mica è pesante, è come dire tutti. Non è che mi posso mettere a elencare il nome di tutto il paese, George. Andiamo fuori. A me. E allora, inginocchiate e basami il semmano. No, questo è un zappatore. E adesso siedete su quella seggiola. E stavolta ascoltami senza interrompere. Sì, è tanto tempo che volevo dire. Stiamo facendo tutto un ricchetto cocciante. Stiamo facendo. Così. E allora, adesso io non devo farti parlare più perché io ho ordini ben precisi. E c'è solo un metodo per non farti parlare. E qual è? Ti devo mettere lo scotch in bocca e poi ti porto dal mio capo Hugo Boss. No, ma lo scotch non quello. Fai pure lo schizzenoso, chi fa? Se ti piace magari un'altra maica. Andiamo da qua. Capo, io il mio dovere l'ho fatto, le ho portato Tommy Lingualunga. Bravo Antonio, mi hai portato il cantante qua. Dai, ce l'hai messo lo scotch in bocca. Un litro e mezzo, capo. Shakerando. Shakerando. Ma questo è tutto ubriaco, ti ho detto lo scotch gliel'hai messo. Certo, capo, con un litro e mezzo di scotch come voleva, soppio. Ma io ti ho detto lo scotch quello di imballaggio, me l'hai fatto ubriacare. Shakerando. Non lo so, capo, io ho capito scotch, io scotch. Tu zitto te, lo sai che sono io. Loredana Merzè. Sì, e le cialamboichino, ora facciamo il ballo sotto il chetò. Dico, ma fratello mio, dice, ma ora è giusto, ora c'ho un malaminchiata e un ubriaco. Hai sentito cosa ti ha detto il capo, che sei un malaminchiata? No, non zitto, zitto. Oh, il malaminchiata sei tu. Ah, meno male, capo, mi sembrava che ero ubriaco. Ci tengo di essere malaminchiata. Stai chiedendo... Shakerando! È tutto programma e lo stai a guardare adesso! E dillo che tutto cosce! Me lo stai a guardare adesso. E dillo che c'ho sotto forse.
Non so più cosa fare. Vorrei dimagrire. La notte non riesco a dormire. A pranzo mangio un'insalatina leggera. E poi la notte non ci vedo più dalla fame. La mia testa è sempre lì, al cannolo che infrigo. Mi convinco di essermi alzato per bere un po' d'acqua, ma tanto lo so che sto per prendere il cannolo. Questa è l'ultima volta che mangerò cannoli. Da domani compro la cassata. Basta, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettermi a dieta. Nella puntata precedente. Buongiorno, dottore. Come sta? E insomma, dottore, non sto tanto bene. Sono 9 giorni che non vado al gabinetto. E come mai? Tutta questa pasta alla zozzona ogni giorno mi ha fatto un po' male. Dottore, infatti mia moglie, per aiutarmi, mi ha dato la crusca. E che cos'è? Vabbè, facciamo una cosa, Diliberto. L'importante è che lei accompagna questa gru, questa cosa qui, a del buon pane fritto. Io penso che il giorno che stuppo e vado al gabinetto, a me mi usano come arma chimica. Ma Diliberto, lei lo sa che per andare in bagno deve bere molto? Quant'è che devo bere? Mi pare che sono 2 litri d'acqua al giorno. Acqua? Ma che pazzo! Ma che deve morire annegato? Diliberto, lei al giorno mi deve bere 2 litri di Coca-Cola. Io al giorno bevo 4 litri di Coca-Cola. Eccomi qua. Si accomodi, prego. Buongiorno. La guardo. Lei è perfettamente in forma. E insomma. Da quando lei è in cura da me, io lo vedo. Lei ha delle migliorie evidenti. Lei si deve mettere gli occhiali, dottore. Già ce li ho. Allora se l'ha cangiato. E sua moglie? Che mi dice di sua moglie? È contenta dei suoi progressi? Veramente mia moglie mi disse che devo cambiare dietologo. Le mogli sono incontentabili. Ma quanto ha perso fino ad ora? Niente, manco un grano. Però in compenso ho preso 20 kg. Allora, Diliberto, parliamo di dieta. Lei ieri che cosa ha mangiato? Allora, ieri che cosa ho mangiato? Come mi ha detto lei, 2 cornetti alla crema, 150 grammi di pasta imburrata e fritta nella sugna, uh-huh. E con la salsiccia unta nell'orto. Benissimo. E per cena che cosa ha mangiato? Niente, direttamente alla lavanda gastrica all'ospedale. Dottore, mia moglie mi ha detto se posso fare un po' di ginnastica dolce. Di fare che? Ginnastica dolce. Lei mentre fa ginnastica può mangiare un dolce, e questo ha un senso, perché il dolce mangiato mentre fa ginnastica viene riassorbito dal suo corpo. Proprio non c'è verso di perdere 10 grammi. Diliberto, lei deve cercare di accelerare il metabolismo, questo è l'obiettivo. E infatti questo è l'obiettivo, anche mia moglie mi disse se lei, dottore, mi poteva un po' magari alleggerire questa dieta. E allora facciamo contenta sua moglie, visto che lei vuole accelerare il metabolismo e perdere calorie. Diliberto, ma lei con sua moglie... Che significa? Lo fate l'amore con sua moglie, sì o no? Ma cosa fa, dottore? Dopo che la mattina mi alzo, mi mangio un cornetto alla crema, 180 grammi di pasta alla zozzona, l'uovo guanciale, la merenda, l'uovo fette cassata, 40 litri di Coca-Cola. Io la sera manco arrivo a collegarmi a letto, ma addormento non ho bagno. Ha ragione. Dobbiamo alleggerire questa dieta. Ed è quello che mi diceva pure mia moglie, dottore. Mia moglie mi suggeriva di mangiare qualcosa di vegano. Di che? Vegano. Ma è pazzo! Non lo dica in giro. Perché è una cosa pericolosa e c'è la cucina vegana. Pericolosissima. Siccome mia moglie si mangia la soia, mi disse di assaggiarla. Non ci siamo. La sua moglie la sta ingannando. Sì, perché la soia è una cosa che fa malissimo, malissimo. La scritta se lo ricorda pure un cantante, quello di Roma. Califano, se lo ricorda? No. Faceva così. Tutto il resto è soia, maledetta soia, maledetta. Visto, c'era pure la parola. L'ha scritto Califano, mica l'ho detto io. Ma sicuro così era, dottore? Io scommetto che sua moglie, sicuramente, le voleva fare mangiare il tofu. Come lo sa, dottore?
Le conosco le mogli che vogliono far dimagrire e i mariti qua, il tofu. Ma poi il nome sa, tofu, ma che nome è? Io non riesco a capire. E invece guarda come suona bene, guarda come suona bene. Ascolta, io faccio musica. Cannolo alla ricotta. A differenza c'è. Mia moglie voleva farmi assaggiare anche dei semi, tipo il miglio. Miglio? Ma perché lei che cos'è, un pappagallo? No, dottore, che? Sua moglie, le cose che non vuole il pappagallo, che cosa fa? Le vuole dare a lei. Ma noi non abbiamo pappagallo a casa, dottore. Signor Diliberto, lei deve mangiare il cibo sano. Oggi lei va a casa, giusto? Si siede a tavola e si deve mangiare una bella teglia di pasta al forno sana. Ah, il cibo sano è questo? Sano. Grazie, dottore, lei mi dà sempre dei consigli utili ed efficaci. Allora vado? Vada. Allora adesso io me ne vado a casa e prima passo dal panificio, mi compro un filone e mi mangio sano. 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 Sano, Diliberto, sano. È tutto un programma e lo stai a guardare. E dillo che sotto forse. Per forza diciamo che la dieta si farà, ma sto mangiando io, la dieta aspetta. Mi sto mangiando pure i fiori di qua e nei miei pensieri però la dieta resta. Fare qualcosa, oppormi alla fame e alla sua forza. Ho l'insonnia e guardo una stella, ma poi apro il frigo e mangiamo i tadella. E ogni giorno mi sveglio e provo, dico oggi dieta è un giorno nuovo. Se funziona o no, non lo so, forse sì. Vai così, vai così, vai così, vai così. Ma chi se ne fotte? Mangio tutte le torte, mangio pure le carte. Due fette sole. Ma chi se ne fotte? Mangio pure la notte, strappo tutte le carte, due fette e sole. Dai che ce la fai, dai che ce la fai con la dieta, dai che ce la fai, dai. Sono a dieta da 10 giorni, mangio tutto senza contorni, niente grassi dolci, solo 2 mele, non posso andare manco dal salumiere. La colazione senza cannolo, gallette e riso, polistirolo. Ci riuscirò partendo da ora e da qui. Vai così, vai così, vai così, vai così. Ma chi se ne fotte? Apro tutte le torte, mangio di nascosto e... Ti ho visto, devi fare la dieta senza eccezioni. Che rottura di coglione! Ma chi se ne fotte? Mangio pure le scorte, mangio tutte le torte e due fette sole. Com'è andata la dieta? Tutto bene, ci sono riuscito. Forse hai preso qualche chilo. Che c'entra? Perché tu mi vedi nel divano che è largo. Se io mi dovessi mettere in piedi, sono magro, capito? Apro tutte le torte e poi compro la tagliaforte. Tutto qui. È tutto programma e lo stai a guardare adesso. E dillo che tutto corse. Buongiorno. Salve, ho sentito parlare che c'è questa Fidelity Card, ma boom, cosa consiste? Sì, certo, eccola qua, questa è la nostra Fidelity Card, è una raccogli punti in cui ottieni tantissime agevolazioni. Ma io ho sentito parlare anche di un'altra card. Sì, certo, eccola qua, la Young. Ah, io questa perché sono giovane, quindi. Ma no, hai 16 ai 26 anni? Ah, io ho 35 allora. E allora ecco la tua card. Grazie, arrivederci. Ma
Manfredi, ma che ci fai qui? Sono qui da Mabu che ho fatto la Fidelity Card. Devo farla anche io, quella bianca. Eh? Quella bianca tu? Cioè, no? Non l'ho fatta io a 35 anni, la devi fare tu. Ma per favore, va. Vabbè, d'accordo, io ho più di 35 anni, ma perché stai facendo così? Perché mi stai trattando così? È tutto un programma e lo stai a guardare adesso. E dirlo che sto sotto stress. Buongiorno alunni, benvenuti nella vostra prima lezione di corsia. Ti spiego un pochino come funziona, alunni. Allora, io vi dirò una parola in italiano e subito dopo in corsivo. Voi dovrete semplicemente duettare il video e ripetere la parola in corsivo. Anche tu sai parlare in corsivo? No, io so parlare col sottolineato. Ah sì? Fammi un esempio. Vaffanculo. Dottore, mia moglie mi ha detto se posso fare un po' di ginnastica dolce. Ma per fare che? No, il sorriso l'ho detto prima. Lo possiamo rivedere? Se nell'orario giusto, l'ora giusta, l'ora giusta. Ah, bene, ma se uno lo rivedo. Fa ginnastica. Perché quando fa ginnastica dolce, allora queste calorie vengono riassorbite dal suo corpo. È buona, non è male. Vai. Evaristo, Evaristo! Che c'è? Io ti ho scelto! Io ti ho scelta o io ti ho scelto? Ho scelto io. Io ti ho scelto, vai. A posto, capo! Ma a posto che cosa? Che cosa ci hai messo? Ma che stai facendo? Questo è un detergente che leva anche le macchie più ostili, capo! È tutta la mano! Io vado a dire fare la pasta! Va bene. Senti, c'hai un compito importantissimo da fare. Sì, capo, sì, oddio. Lo devi portare a termine. A termine? No, a termine, sì, a Ciabella! Mica a termine! No, a termine, no! No, che... Bene qua! Adesso devi portare un lavoro a termine. A termine merese, vedo a che ora parte il treno. Sì, sciacca! E ci sto andando. Mi aspettano alla centrale. No, Un pezzo di porco, sì. Lo pezzo di porco gli hanno fatto il passaporto. Sì, gliel'ho fatto. Sì, dai, vai. Okay. Shakerando. Un capicciotto è buono. Abbiamo terminato, spero che la puntata vi sia piaciuta e io ne approfitto perché sono riuscito a togliere Alexa dalle mani di Manfredi Diliberto e quindi chiudo in bellezza perché sono io a fare una domanda ad Alexa. Allora, Alexa, ti è piaciuto il programma? Quale programma? Questo programma. Quale programma? Dai, Alexa, è tutto un programma. È tutto un dramma? No, sì, per la verità è stato un dramma, però programma. Diaframma? No, il diaframma mi fa male pensando a Manfredi. Programma. Pentagramma? Sì, vabbè, la musica, che c'entra? Dai, Alexa, è tutto un programma. È tutto sua mamma? Non lo so se è tutto sua mamma, però se è così, povera mamma. Vabbè, Alexa, lascia perdere. Abbiamo terminato. Spero che vi siate divertiti, ma noi torneremo ancora una volta perché è tutto un programma è fatto proprio per regalarvi sorrisi e divertimento con Manfredi Diliberto su TGS, su RTP, sul web e sui social e anche con la partecipazione del signor La Rosa cu tuttu cori. Buonasera e grazie. Ciao Alexa. Ciao.
per te sono quello che ti fa scordare. Se la moglie ti strilla, il marito ti assilla, non c'è chi ti fa calmare. Son qui io per te, son quello che vi farà riamar. Son la stella che brilla, son la tua camomilla, e con me ti puoi anche rilassare. Son la tua medicina, la tua bollicina, stappi in aria dalla TV, ti faccio sganasciare. Se ti arrabbi perché un motivo non c'è, ti stai a imbronciare. È tutto un programma, adesso ti leva lo stress. È tutto un programma e ti sta a rilassare. È tutto un programma e ti stai a svagare. È tutto un programma e lo stai a guardare. Adesso e dillo che è tutto il tuo stress. Scusami Manfredi, siamo di nuovo da Mabù, perché questa volta ho bisogno io di una crema per uomo. Sì, ma io non è che ti so consigliare su queste cose. Ma come, una volta che ti chiedo un consiglio io, tu non mi dai aiuto? Non ne capisco niente io di crema antirrughe, però sai chi c'è che ne capisce più di me? Alexa. Qua. Alexa è sempre pronta, qua, dappertutto. Qua. Allora Alexa, noi siamo qui da Mabù perché io voglio comprare una crema antirrughe. Vuoi una crema per le tartarughe? No Alexa, se salvo dici in tartarughe. No, Salvo aveva bisogno di una crema antirrughe. Se vuoi ti indico dove comprare le lattughe. Ma perché Alexa non capisce? Perché ormai ha un'età pure lei. Alexa, noi siamo qui da Mabù, dove hanno tantissimi prodotti per la cura e il benessere della persona. Quindi Salvo giustamente aveva bisogno di una crema antirrughe. Ok, ho capito. Oh, finalmente. Ok, ti indico dove andare a comprare le acciughe. Ma perché a me mandano venduta Alexa quella scaduta? Senti, chiediamo aiuto qui da Mabù. Vieni, vabbè, vieni con me, andiamo. Grazie, molto gentile. Grazie a lei. Hai visto Manfredi? Del resto, da Mabù ogni prodotto è tutto un programma. E vabbè, l'importante è che hai trovato questa crema antirrughe. Certo. Hai comprato la crema antirrughe per le tartarughe. Sì, c'ho la tartaruga invecchiata a casa, c'ha bisogno della crema. Andiamo, ci vediamo alla prossima puntata.